Allora, ci troviamo sempre qui in tribuna di Trastevere per Trastevere Nocerina a fine primo tempo, con noi Francesco Ghirelli, direttore generale della Lega Pro. Direttore, oggi qui a Trastevere, area di Lega Pro tra Trastevere e Nocerina. Ma mi sembra proprio di sì, anche con il gioco, una bellissima partita. A volte io non le vedo in Lega Pro partite così. Primo tempo bellissimo. Sì, belle due squadre di grande qualità. Due squadre che secondo lei ovviamente che meriterebbero entrambe la Lega Pro, una Nocerina che è già cessata, se non erro il Trastevere potrebbe essere la prima volta. Beh, il Trastevere è una favola, se posso permettermi, Presidente. È una favola nel senso che è una società di antico, perché è stata fondata nel 1925, esatto. Quindi sono preparato, 9. E quindi con una storia insediata in un quartiere che è il cuore popolare di Roma, quindi con una storia notevole. La Nocerina, che devo dire, la Nocerina c'ha una storia incredibile dal punto di vista del campionato di calcio italiano, e quindi sarebbe una bella cosa vederle tutte e due da noi. Un'ultima domanda. La spendiamo per i tifosi, un pubblico, quello di Nocera, quello di Trastevere, che si sta facendo sentire, sta onorando questa sfida. Sì, ho visto, scendendo, venendo allo stadio, pensavo fossero quelli della Nocerina, vedevo i fuochi, invece ho scoperto che erano quelli del Trastevere, quindi bellissimo, con le bandiere eccetera. Venendo qui poi ho scoperto invece l'altra parte, la Nocerina, con tante bandiere. Questo dovrebbe essere un po' il calcio. Giusto, concordiamo con il direttore generale. Lo ringraziamo e buon secondo tempo. Grazie.